Ci tenevo a fare quello, a non fare quello che fanno molti politici, ovvero sia prendere i voti e scomparire. Io mi ero preso l'impegno di tornare. Per vedere se è un inizio, non un punto di partenza, per vedere se ognuno con le sue diversità. Io penso che l'Italia sia bella se rispetta le diversità e valorizza le diversità, e quindi se invece rende tutto uguale, tutto triste, secondo me le emergenze di questo momento sono l'immigrazione e la disoccupazione. Quindi un'immigrazione che voi siciliani pagati per primi, e poi comunque se sbarcano a Catania, a Palermo, e poi arrivano anche a Milano, a Torino, e quindi bloccare quella che non è più immigrazione, ma ormai è una vera e propria invasione che la Sicilia e l'Italia non si meritano, e poi la disoccupazione che le politiche europee, e io spero che non tocchino mai le fragole, però ad esempio i produttori di agrumi siciliani piuttosto che i pescatori siciliani sono fra le prime vittime delle politiche demenziali dei signori di Bruxelles. E quindi difendere l'economia di tutta Italia, rilanciare il lavoro di tutta Italia con una moneta diversa da quella che ci ha messo in tasca, con un'agricoltura più rispettata, essendo liberi di pescare, di far formaggio, di coltivare, di tirare sulle arance, le fragole e di lavorare come abbiamo sempre fatto sia in Lombardia che in Sicilia, penso che sia il modo migliore di rispettarsi. Quindi se come Lega possiamo coprire un vuoto di politici che non ci sono, che ci sono solo sotto elezioni, che spesso e volentieri anche l'autonomia siciliana non l'hanno usata come avrebbero dovuto usarla, perché una terra splendida non sempre ha politici all'altezza, e se possiamo fare questa scommessa, io è chiaro che non faccio la Lega Nord Catania, però posso come Lega aiutare a crescere delle realtà del territorio che poi tutti insieme possano permetterci di combattere le due emergenze, ripeto, disoccupazione e immigrazione clandestina, perché non se ne può più. Detto questo, ci metto tutta l'anima, tutto il cuore, tutta l'energia per un gemellaggio lombardo sicuro che penso possa portarci lontano. E poi sono venuto a mangiare le fragole. Onorevole, una domanda. In Sicilia c'è, per certi versi, più autonomismo del nord, però l'autonomia siciliana spesso e volentieri la stessa classe bisogna politica. Vedere come la usi l'autonomia. Non si sente in imbarazzo ad essere affiancato alla vecchia classe politica siciliana che ha fatto parte del movimento per l'autonomia siciliano, che ha fatto la fine che ha fatto e che adesso si sta ritrasformando in altre correnti politiche? Che la gente abbia voglia di concretezza, di novità, di pulizia, di serietà. Angela Taguino è una persona squisita che ho imparato a conoscere e averne di persone come Angela Taguino. Anche i nostri candidati, evidentemente uno non prende 500 voti se non è conosciuto in paese come persona seria. Detto questo, non penso come Lega a fare minestre riscaldate, quindi non mi interessano gli accordi alla vecchio stile con Forza Italia, con l'UDC, con il nuovo centrodestra, con Pippo, Pluto, Paperino, quelle robe lì non mi interessano. Se ci sono persone valide su progetti concreti, sul lavoro, sulla sanità, sul commercio, sulla famiglia, con alcuni valori che io condivido, e l'autonomia è uno di quelli fondamentali, perché io sono nato come Lega Lombarda, però in Sicilia siete partiti anche prima, però l'autonomia ben spesa, non l'autonomia alla crocetta per intenderci, io penso a un altro, ha un'autonomia usata in maniera ben diversa. Il problema è che a Roma qualcuno sta pensando di togliere tutto a tutti, quindi riportare tutto a livello dello Stato, e se lo Stato decide per tutti non è mai una buona notizia. Se ci sono energie nuove in Sicilia, in Sardegna, in Salento, in Campania, così come ci sono in Veneto, in Friuli, se riusciamo a metterle insieme, altro che 6%, prendiamo il 10, il 15% e cambiamo tutto quanto. E quindi la scommessa è questa.